È dalla quinta generazione che all'interno del mondo Pokémon ha fatto capolino fortemente il concetto di guerra. Un concetto che da quel conflitto che vide rivaleggiare Reshiram e Zekrom non ci ha ancora abbandonati. Ed è proprio parlando di conflitti che, pensando al mondo Pokémon, è impossibile non citare la guerra che 3000 anni fa condusse il sovrano Azeta a creare l'arma suprema. Ecco, quest'oggi vi voglio parlare di una di quelle guerre che all'interno del mondo Pokémon non è praticamente stata caratterizzata, forse perché è talmente in secondo piano da risultare completamente oscurata dalla trama principale. Ed è probabilmente proprio per questa ragione che non avete mai sentito parlare di quella che ho deciso di chiamare Seconda Guerra di Kalos. Sembra dunque giunto il momento di scoperchiare il nostro vaso di Pandora. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video teoria. A Kalos, nei pressi della Reggiaura, costruita 300 anni fa, un NPC ci parla di una guerra antecedente alla costruzione del palazzo, che sorse per commemorarne la vittoria. Secondo la traduzione italiana, questa guerra avvenne tra Kalos e paesi vicini. Ma basta riprendere la versione inglese del gioco per capire che quei paesi vicini in inglese si chiamano regioni. Il che, come potrete facilmente intuire, per un giocatore Pokémon è decisamente diverso. Dunque, poco più di 300 anni fa, Kalos vinse una guerra con delle regioni ad essa confinanti. Per ora ci basti trarre ciò dalla Reggiaurea, per ordine espositivo ci torneremo più tardi. Perché per proseguire con più cognizione di causa occorre fare una tappa nel passato, occorre tornare a 2700 anni fa, alla Kalos di 3000 anni fa dunque, e soprattutto ad Azeta. La prima doverosa precisazione è che Azeta non fu il sovrano che combatté la seconda guerra di Kalos. Questo perché, benché immortale, sappiamo che dopo il tragico conflitto che lo vide protagonista, Azeta ha vagato per millenni alla ricerca del proprio Pokémon. E dunque non può aver regnato in alcun modo sulla Kalos di 2700 anni dopo. Ciò nonostante, però, il suo sangue potrebbe essersi tramandato all'interno della famiglia reale che è arrivata fino alla seconda guerra di Kalos. È quello che il gioco sembra farci intendere quando, all'interno della Reggiaurea, analizzando il ritratto del sovrano che combatté la seconda guerra di Kalos, ci viene detto che questo assomiglia particolarmente ad Azeta. E qui credo che ci sia da fare una piccola riflessione. Sappiamo che il ramo più lontano della progenie di Azeta è rappresentato da Elysio, che ovviamente non è alto come il suo antenato. Il che ci suggerisce la natura, per così dire, particolare di Azeta. Cioè il fatto che la sua statura spropositata non dipende da qualche fattore genetico, ma piuttosto da una certa mutazione che il personaggio individualmente dovrebbe aver subito. Mutazione che forse, come ho sempre sostenuto, è da ricollegarsi all'energia dell'arma suprema. Per giunta, gli oggetti all'interno della Reggiaurea adibiti ad uso e consumo del sovrano sono a misura d'uomo, il che ci suggerisce che anche 300 anni fa la progenie di Azeta aveva raggiunto una statura media. Ciò potrebbe effettivamente confermare che all'interno di Kalos non vi è stata alcuna stirpe di esseri giganti, ma piuttosto che Azeta sia stato semplicemente irradiato dall'energia di Xerneas / Yveltal che egli stesso ha convogliato all'interno della sua creazione. Ma non è certo per questo semplice dettaglio trascurabile che ho chiamato in causa il primo sovrano di Kalos. Proviamo a dare uno sguardo al suo team. Nella battaglia che egli sostiene al termine di Pokémon X e Pokémon Y con il personaggio giocante, il suo team è composto da Torkoal, Sigilyph e Golurk. Ora, Golurk e Sigilyph sono entrambi due Pokémon molto simili tra di loro perché entrambi adibiti alla protezione di umani e Pokémon. E da chi dovrebbero proteggersi umani e Pokémon se non da altri umani e da altri Pokémon? Stiamo parlando di due esseri perfettamente coerenti con l'idea di guerra e dunque perfettamente coerenti con il personaggio di Azeta. C'è però un piccolo difetto in tutto ciò e forse qualcuno di voi potrebbe averlo già notato. Infatti Golurk e Sigilyph sono originari di Unima. Che cosa ci fanno a servizio di un sovrano vissuto 3000 anni fa? Non ci resta che scoprirlo e per farlo occorre andare ad analizzare la reale provenienza di questi due Pokémon. Golurk e la sua linea evolutiva sono presenti all'interno della Torre Dragospira ad Unima, mentre Sigilyph vaga per il deserto della quiete nei pressi del Castello Sepolto. Due luoghi, quelli appena citati, costruiti poco dopo il conflitto che vide fronteggiarsi a Unima i due sovrani e i rispettivi draghi leggendari avvenuto all'incirca 2500 anni fa. Avete capito bene? 2500 anni fa, cioè 500 anni dopo che Azeta già li possedeva all'interno del proprio team a Kalos. E per quanto sia possibile obiettare che Azeta potrebbe aver catturato questi due Pokémon in seguito al conflitto che ha sostenuto, l'artwork ufficiale della battaglia di 3000 anni fa riporta un Golurk che combatte al suo interno. Stiamo parlando di un Pokémon che 500 anni prima della costruzione del suo presunto luogo d'origine si trovava a combattere una guerra in un'altra regione. E a questo punto è difficile anche dubitare di Sigilyph, anche perché, come penso sia evidente, c'è dell'altro. Abbiamo appena detto che Golurk e Sigilyph si trovano sia ad Unima, ma in due luoghi separati e peraltro due luoghi molto
molto importanti per la civiltà della regione. Eppure, nella regione di Kalos, questi due Pokémon sono rintracciabili nello stesso identico percorso, ossia il percorso 10. Che attenzione, non è un luogo casuale, perché è il tratto di mappa che precede Cromleburgo, sede dell'Arma Suprema, e considerato che quest'ultima è una creazione di Azeta, probabilmente ex capitale del regno di Kalos. E quale città necessiterebbe di più protezione se non la capitale di un regno? La presenza della linea evolutiva di Golurk e Sigilyph in questo luogo non è un caso, e dunque sembra difficile ipotizzare che questi due Pokémon siano emigrati da Unimap per ritrovarsi nello stesso identico luogo a Kalos, contando soprattutto che la civiltà di Kalos è più antica rispetto a quella di Unimap. Non è più probabile che prima di separarsi fossero a guardia di un'unica grande civiltà? Del resto, di Golett e Golurk si dice che sono pervasi da un'energia misteriosa che li tiene in vita, e quale energia migliore se non quella di Xerneas, il Pokémon della vita che ha dato l'energia anche all'Arma Suprema? La conclusione a cui siamo giunti è che Golurk, Pokémon di Azeta, e a questo punto probabilmente anche Sigilyph, siano stati creati dal sovrano stesso con la stessa tecnologia che gli ha permesso di generare l'Arma Suprema. La domanda che ci poniamo adesso è: perché due Pokémon adibiti alla guerra si trovano ad Unimap? Forse è stata la guerra stessa a portarli in questo luogo? Già, ma quale guerra? Di primo acchito verrebbe da rispondere la grande guerra di Kalos condotta da Azeta, ma di fatto questa ipotesi presenta delle incongruenze. E per comprenderle dobbiamo prendere il discorso molto da lontano. Che cos'è la Mega Evoluzione? Dalle descrizioni che il Pokédex fornisce di queste ultime, sembra che un Pokémon a contatto con la propria Mega Pietra sia in grado di andare oltre le proprie capacità fisiche. Non solo, ma durante l'episodio Delta, Liris ammette di non essere in grado di richiamare Mega Rayquaza perché non dispone di un'energia sufficiente. E il Pokémon Mega Evoluto giungerà solo nel momento in cui sarà in grado di assorbire sufficiente energia dalla meteora contenuta nella borsa dell'allenatore. In Pokémon Omega Rubino, l'energia che permea al suolo di Hoenn è lì grazie alla caduta di meteoriti. A Kalos ciò è probabilmente dovuto all'impatto che l'Arma Suprema ebbe sull'ecosistema. Avrete forse capito dove voglio andare a parare, ma permettetemi la metafora. Così come Azeta oltrepassa il proprio limite fisico crescendo a dismisura, allo stesso modo un Pokémon oltrepassa il proprio limite fisico accedendo alla Mega Evoluzione. E questo perché entrambi affetti dall'energia sprigionata dall'arma di Azeta. Secondo quello che ho detto adesso, dunque, la Mega Evoluzione proverrebbe dall'utilizzo sconsiderato da parte di Azeta della sua Arma Suprema. Ma a questo punto i più attenti potrebbero aver capito qualcosa. Perché vista in quest'ottica, se all'interno della regione di Unimap non è presente in alcun modo la Mega Evoluzione, ciò vuol dire che nella Unimap che abbiamo conosciuto non è mai stata utilizzata l'Arma Suprema e conseguentemente non è mai avvenuta la prima guerra di Kalos. Nella mia prima grande teoria su Pokémon Spada e Pokémon Scudo ho sostenuto proprio che l'universo di Unimap differisse da quello di Kalos per il mancato utilizzo dell'Arma Suprema all'interno del primo e dunque, detto diversamente, per l'inesistenza nella dimensione di Unimap della prima guerra di Kalos. L'universo 345 che parte dalla terza generazione che conosce il primo remake di Kanto e si protrae fino alla quinta. In questo universo Azeta non ha mai attivato l'Arma Suprema, è assente la Mega Evoluzione e non sappiamo in che condizioni si trova Kalos. Eppure, pur restando all'interno della dimensione di Unimap, una Kalos deve esistere perché Golurk è pur sempre originario di quest'ultima, a meno che non si voglia ammettere che Golurk sia un Pokémon in grado di viaggiare per più universi. Oppure, molto più semplicemente, nella Kalos di Unimap, che per comodità d'ora in poi chiameremo Kalos U, l'energia dell'Arma Suprema non è mai stata sprigionata e dunque è assente la Mega Evoluzione. E quindi se la presunta emigrazione di Golurk e Sigilyph non è da ricondursi ad una guerra mai esistita, forse dovremmo cercarla in un altro conflitto. È possibile che se il primo conflitto di Kalos non fosse avvenuto nella dimensione di Unimap, le emigrazioni di Golurk e Sigilyph si debbano ad un secondo conflitto? Bene signori, come vi avevo promesso in precedenza, è il momento di tornare alla Reggia Aurea. Come abbiamo già visto, all'interno della Reggia Aurea viene citato un conflitto che coinvolse Kalos e regioni ad essa confinanti, al quale seguì la costruzione del suddetto palazzo. Il punto però non è quali regioni la guerra coinvolse, ma quali Pokémon vi parteciparono. Già, perché finora abbiamo parlato di ciò che viene detto all'interno della Reggia Aurea, ma non di ciò che si vede. Il palazzo è infatti costellato di riferimenti a Pokémon provenienti, almeno in teoria, dalla regione di Unimap. Da statue di Bisharp, venerato come il condottiero dei Pawniard in guerra, a sculture di Reshiram e Zekrom, Pokémon simbolo di Unimap. Un NPC davanti a tali opere d'arte dirà che probabilmente Unimap e Kalos sono entrate in contatto, e quale contatto migliore se non un conflitto? E del resto, perché in un palazzo di Kalos per celebrare una vittoria di Kalos dovrebbero esserci dei Pokémon di Unimap se non per sventolarli come se fossero dei trofei? Non è del resto così raro all'interno della storia che a causa di un conflitto la cultura del perdente venga assorbita dal vincente. In epoca romana, per esempio, la cultura greca venne fusa a quella dei romani stessi a causa del decadimento dei primi in favore dei secondi. E sempre a Roma, nei
negli ultimi tempi della sua vita, venne venerata Iside, divinità che, come penso sappiate, è tipica dell'Egitto, che a quei tempi era ridotto a semplice provincia romana. Eppure, se questo discorso regge abbastanza bene per Reshiram e Zekrom, ciò non è assolutamente analogo per Bisharp. Questo Pokémon combatteva la guerra, e adesso possiamo dirlo, contro Unima, e dunque non è stato, per così dire, passatemi il termine, annesso a Kalos, ma perché già prima del conflitto ne faceva parte. Un Pokémon presente tanto a Kalos quanto a Unima. Dove ho già sentito una cosa simile. Esatto, Golurk e Sigilyph. All'interno della Reggia Aurea è presente una statua che riporta la figura di un misterioso cavaliere accompagnato da un Palpitoad, Pokémon anch'egli originario di Unima, e da Golurk, di cui abbiamo già parlato. Un personaggio che evidentemente non è casuale perché è citato anche al Museo di Luminopoli all'interno di un dipinto che lo ritrae, guarda caso, insieme a Golurk. E quindi credo sia arrivato il momento di chiudere il cerchio. Ho accennato in precedenza come Sigilyph e Golurk siano presenti in due luoghi separati ad Unima, ossia la Torre Dragospira e il Castello Sepolto. Entrambi costruiti dopo il conflitto che vide rivaleggiare verità e ideali e di conseguenza Reshiram e Zekrom. Ma non ho ancora appositamente messo in luce un dettaglio dannatamente rilevante. Tanto il Castello Sepolto quanto la Torre Dragospira sono due luoghi caduti in rovina. E allora sorge spontanea la domanda: ma questi luoghi saranno stati difesi da Golurk e Sigilyph oppure saranno stati attaccati? Già, perché se questi due Pokémon sono originari di Kalos ed entrambi si aggirano nei pressi di Cromlechburgo, che è ancora una città agibile, e se Golurk ha combattuto 300 anni fa la seconda guerra di Kalos a fianco di un misterioso cavaliere, non è forse più logico credere che il Castello Sepolto e la Torre Dragospira siano caduti in rovina per mano di questi Pokémon? Anche Powinyard, che abbiamo già citato in precedenza, in fin dei conti si trova molto vicino alla Torre Dragospira. Forse dopo aver combattuto delle guerre in territorio nemico, questi Pokémon potrebbero aver deciso di stanziarsi in questa nuova regione? E forse anche Pokémon come Palpitoad, magari originari di Kalos e schierati al suo fianco, potrebbero essersi, tra una battaglia e l'altra, diffusi nella nuova regione. Del resto, due fiumi sgorgano a sud di Kalos senza un apparente sbocco e riappaiono magicamente a nord di Unima, e forse non è un caso a questo punto che nei giochi di sesta generazione non ci sia permesso di visitare la Kalos del sud di cui si parla. Sarebbe davvero la ciliegina sulla torta se ad Unima ci fosse un conflitto riconducibile più o meno all'epoca di costruzione della Reggia Aurea. Già, c'è un conflitto che ad Unima, analogamente a ciò che è avvenuto per la seconda guerra di Kalos, giace nell'oscurità e tra le stringhe di dialogo di alcuni NPC secondari. In un indefinito passato, durante una guerra che sconvolse il territorio di Unima, Terrakion, Virizion e Cobalion salvarono dei Pokémon intrappolati da un incendio nella foresta. E certo, il racconto non va molto oltre e si parla di un passato indefinito, ma c'è un curiosissimo dettaglio che potrebbe effettivamente essere la chiave di volta della nostra storia. Sì, perché Cobalion, Terrakion e Virizion sono ispirati I Tre Moschettieri, romanzo uscito in Francia nel 1625, periodo in cui la famiglia reale francese avviò la costruzione della Reggia di Versailles, che è, guarda caso, ispirazione per la Reggia Aurea. Questo elemento potrebbe fornire una datazione a quel conflitto a cui presero parte Cobalion, Terrakion e Virizion, rendendolo contemporaneo alla seconda guerra di Kalos e quindi forse, in fondo, parte di essa. Una guerra combattuta da uomini, ma soprattutto da Pokémon, che tra una battaglia e l'altra potrebbero aver trovato l'occasione di diffondersi nelle rispettive regioni e di cambiare l'ecosistema. In teoria avrei finito, ma arrivati a questo punto non riesco a non trattenermi dall'andare oltre, forse oserei dire troppo oltre. Io in precedenza ho parlato di una guerra con altre regioni del mondo Pokémon, anzi ne hanno parlato Pokémon X e Y. E allora, visto che l'abbiamo più volte accostata alla regione di Kalos, perché non tirare in ballo Galar? Del resto, anche dal sud di quest'ultima partono dei fiumi che a questo giro appaiono a nord di Kalos. Anche Galar sul suo territorio, come Unima, ha delle rovine imponenti, segno di conflitti passati, e soprattutto forse anche Galar potrebbe aver ceduto un Pokémon in un certo senso a Kalos. La descrizione del Pokédex di Aegislash, guarda caso il Pokémon che incarna la spada e lo scudo, ci ricorda che questo Pokémon è in grado di riconoscere all'istante coloro che hanno le qualità per salire al trono. Ecco, mi viene da chiedermi, con una monarchia che a Galar potrebbe essere caduta in seguito a un conflitto, dove potrebbe emigrare un Pokémon del genere? Forse presso una monarchia trionfante, vincente, con una guerra vinta alle spalle e un palazzo sontuoso costruito per commemorarne il successo. Non sarebbe un caso allora che la linea evolutiva di Aegislash si trovi appena fuori dalla Reggia Aurea nel percorso 6. Perché forse, mi viene da pensare, potremmo parlare di un Pokémon emigrato da una regione sconfitta e da una monarchia a terra per omaggiare al contrario un sovrano trionfante. Un sovrano che, citando le descrizioni del Pokédex di Aegislash, abbia davvero le qualità per regnare.
Certo, arrivati a questo punto ci troviamo nella più totale speculazione e forse tutto ciò che abbiamo detto non è canonico, forse tutto ciò non è mai stato pensato per un evento così marginale del mondo Pokémon. Eppure reputo sia stato fantastico cercare di dare con i nostri mezzi una forma alle informe e un senso a ciò che probabilmente un senso non l'ha mai avuto. Decidere poi che questo sia stato fatto bene o male non credo sia un compito che spetta a me, ma tutto sommato a voi. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, passate da TogetherPrice in descrizione e dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Per il resto vi ricordo di premere la campanella e noi ci becchiamo in un prossimo video.